Domenica 19 maggio, siamo al di sopra della spiaggia di Punta Bianca. Oggi sono qui tanti volontari, ma anche tutte le associazioni agrigentine per l'iniziativa Riprendiamoci Punta Bianca, una giornata dedicata alla bonifica di questo sito. Cosa serve? Chi arriva qui ha del materiale per pulire? Sì, abbiamo predisposto un punto accoglienza con registrazione dei partecipanti e dei volontari, consegna guanti, berretto e sacchetto di immondizia e poi la buona volontà da parte di tutti per questa giornata di civiltà a cui abbiamo invitato gli agrigentini e non solo. Oggi speriamo che sia veramente una giornata per riappropriarci di questo sito molto molto importante che è Punta Bianca. Com'è l'affluenza? Quante persone stanno arrivando? Ma le persone stanno arrivando numerose, un po' alla spicciolata perché ovviamente è sempre domenica mattina. La cosa bella soprattutto per noi è quella che fino a 20-25 anni fa per questa zona eravamo in pochi a batterci. Noi abbiamo fatto delle battaglie in solitaria per questa zona. Oggi invece questo è diventato un valore comune e condiviso da tutti. Punta Bianca è un sito per appassionati di biciclette ma anche di quad. Lei è qui in veste di volontario? Certamente. Siamo qui per comunque dare una mano a pulire quello che è comunque un bene comune per tutti e quindi meglio sarebbe se è valorizzata come riserva naturale, come quad tour. Noi ci veniamo, portiamo gente da tutte le parti del mondo e ne rimangono tutte entusiaste, tranne quando c'è comunque l'agitazione militare.